Questo spettacolo che è tendenzialmente la vita di Dino Campana assieme a quella di Sibilla. Cosa tostissima. Non è una cosa semplicissima affrontare il personaggio Campana, perché è complesso e forte. Dipende sempre dal punto di vista da come si affrontano le cose. La cosa che mi ha appassionato molto nello studio di questo spettacolo soprattutto è tendenzialmente il fatto che quest'uomo, questo poeta, ha trascorso gli ultimi suoi 14 anni della sua vita chiuso in un manicomio prima di morire. E quindi mi sono chiesto, ma che cosa fa un uomo per 14 anni dentro una stanza di manicomio? Come fa a sopravvivere a se stesso? Un uomo come lui, che si dice sia arrivato alla cattedrale di Chartres a piedi, il viaggio in Argentina mitologico, insomma un uomo che ne ha fatte di cose, oltre che ad aver scritto delle pagine poetiche tra le più grandi della poesia, non solo italiana. Assolutamente. Insieme a lui, naturalmente, in questa memoria, come dire, nella testa di un pazzo, dalla sua memoria emerge anche la figura di Sibilla, all'Eramo, nella figura di Milena Mancini, che ci dice anche la sua, perché Sibilla è stata una delle prime intellettuali italiane. Nel 1902 il suo romanzo era già stato tradotto in 7 paesi negli Stati Uniti, una donna che se n'è andata di casa lasciando il proprio marito, il figlio, insomma una donna che ha attraversato tutta l'intelligenza, diciamo, del Novecento italiano e che è stata dimenticata negli ultimi anni. Quindi, come dire, è uno spettacolo che cerca di ridare dignità, quantomeno, nella maniera più onesta ed emotiva possibile a due intellettuali meravigliosi, insomma. Senti, dunque, dare qualche dato, sarà fino al 21 maggio al Teatro Eliseo di Roma. Al piccolo Eliseo Roma. Insieme, sì, dicevate però che non c'è un dialogo. No, in realtà no, perché essendo nella mente di Dino Campana io sono, certo, un suo ricordo. Quindi non puoi parlarci. Non posso parlarci, anche se in realtà c'è uno sguardo molto intenso sui nomi degli uomini che lei ha amato prima e dopo Dino Campana. Beh, questa mancanza di dialogo è anche dovuta al fatto perché le persone che conoscono questi due li conoscono soprattutto, come dire, per questo viaggio chiamato Amore, che è il loro epistolario, diciamo, tutta la raccolta di lettere, sì, però in realtà la storia è durata 3 mesi. Sono stati insieme. È chiaro che le lettere erano una forma di comunicazione completamente differente, per cui scriversi una lettera, spedirla, aspettarla, era completamente differente, certo, al mandare il WhatsApp che di oggi. Del manicomio, mi ha ricordato, sono andato a vedere qualche tempo fa a Londra questo musical, cioè, dedicato a David Bowie. Pensavo a lui come idea, un po' deludente, però cominciava un po' così, cioè c'è un... Il personaggio che Bowie interpretava nell'uomo che cadde sulla terra, che sa, è una specie di stanza che alla fine sembra un manicomio, non si capisce. Insomma, mi ha ricordato un po' questo Lazarus che c'è in scena adesso per il mondo. Insomma, magari. Un appuntamento molto alto. La più lunga ora. Perché la più lunga ora? La più lunga ora perché il titolo originale della prima edizione andata perduta dei Canti Orfici era Il più lungo giorno. E la più lunga ora, quindi parafrasa da una parte il primo titolo originale dei Canti Orfici, la più lunga ora perché lo spettacolo dura un'ora secca, speriamo che non sia, come dire, l'effetto che farà sul pubblico vedere questo spettacolo. Una piccola curiosità che mi fa piacere ricordare qui, in cui c'è tanta musica meravigliosa, è che una canzone soltanto c'è nello spettacolo, diciamo, tratta da un repertorio, che è un pezzo di Don Bachi, che si chiama... Sì. Aldo Capone, il signor Aldo Capone, Sognando. Ed è un pezzo straordinario e tra l'altro Aldo verrà giovedì sera a vedere lo spettacolo. Ecco. E siamo felicissimi ed onoratissimi di averlo tra noi, perché insomma quella canzone è stata anche motivo di ispirazione durante la scrittura di questo spettacolo. Insomma, com'è questa lunga ora? Intensa, vera, emozionante, vi farà riflettere, speriamo, innamorare,
prendere una posizione. Noi abbiamo preso una posizione sia per Sibilla che per Dino Campana, soprattutto per Sibilla, perché come ha detto Vinicio è stata considerata una donna che di larghe vedute, che ha amato uomini, donne, anime perse, illuminate. Noi abbiamo preso una bella presa di posizione rispetto a lei e speriamo che piaccia al pubblico. Bene, insomma, vi ringrazio molto di essere stati qua. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie mille per la musica e la compagnia, la crostata. Grazie. Un onore condividere questo tavolo con voi. Grazie.